Accensione incerta. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come pulire gli iniettori della benzina. In questo caso è un iniettore della mia Dacia Sandero che ho smontato. E se non sapete come si smonta, sul mio canale trovate il video sullo smontaggio e il rimontaggio di questo tipo di iniettori per la Dacia. È alimentato ovviamente a 12 volt perché viene alimentato dall'automobile, quindi dalla batteria. In questo caso per la pulizia utilizzo dei prodotti appositi. Il prodotto che vado a utilizzare è marcato Tech 2000 ed è un pulitore per iniettori. Questo in realtà si può utilizzare direttamente nel serbatoio, quindi lo potete versare nel serbatoio, fare il pieno e dovrebbe già fare il suo lavoro da solo. Io lo utilizzerò fuori dal serbatoio appositamente per pulire direttamente l'iniettore. Questa linea fa un sacco di altri prodotti, come ad esempio un additivo per pulire il serbatoio, gli engine flush, pulitore per il serbatoio di motore diesel, flush per i radiatori, pulitore per i iniettori diesel, un booster per olio, uno stop leak per radiatori e uno spray per i climatizzatori. Un sacco di cose per la pulizia del nostro motore, che siano diesel o che siano benzina. Per questa prova mi sono costruito una sorta di sistema, un caricabatterie per batterie di vecchio tipo, perché vedete che è fatto in questo modo, non è di quelli moderni, perché questo è l'unico che riesce a darmi il ticchettio degli iniettori continuo, cioè io li attacco e loro trrr, vanno da soli. Gli altri casi fa un click solo, quindi dobbiamo stare a attaccare a staccare. Invece questa tipologia qui funziona perfettamente per la pulizia degli iniettori. L'ho collegata a una pompetta per materassi. La pompetta per materassi ha questi ugelli che si possono attaccare. Ho trovato questo che si adatta perfettamente al tubo da 1 cm che ho messo, tubo qualsiasi. L'ho inserito all'interno di una siringa dove caricherò il mio liquido per la pulizia e un tubicino che si adatta perfettamente al mio iniettore. Con la guarnizione e tutto si adatta perfettamente. Poi da qui lo farò sputare praticamente per vedere che cosa esce. Facciamo una prima prova con la benzina per vedere che, vedete, l'iniettore comunque è un po' sporco. Io adesso ce li ho tutti qui, farò la pulizia di tutti e tre, però vedete che l'iniettore è sporco, quindi è probabile che quel difetto che mi dà in partenza sia dato da un po' di sporcizia all'interno dell'iniettore. Adesso andiamo a vedere come funziona. Per attivarlo io ho preso uno di questi che è fatto apposta per gli iniettori, è lo spinotto loro, lo attacco qui e poi questi due morsetti li attacco alla stessa caricabatterie. Vedete che io ho attaccato l'accendisigari della pompetta direttamente con il caricabatterie. Se io adesso attacco polo positivo e polo negativo, negativo è questo, positivo è questo, sentite che l'iniettore parte. Non lo teniamo acceso più di 3-4 secondi perché sennò si brucia. Quindi adesso vediamo innanzitutto come sputa questo iniettore. Ho messo una tannica dietro per far vedere bene il getto che fa. Qui inserisco della benzina, la inseriamo e stiamo pronti a partire. Adesso vado a mettere il tubo all'interno. Ok, e siamo pronti. Mettiamo l'alimentazione. Il negativo l'ho già attaccato. Attacco e stacco il positivo per quello che mi serve. Vedete? Accendiamo la nostra pompetta che spingerà il carburante e accendiamo il motore. Vedete? Guardate? Guardate lo schizzo? Questo assolutamente questo non va bene. Quindi non sto neanche tanto a insistere perché ho visto già qual è il problema. Adesso andiamo a sostituire la benzina con un pulitore. Prendiamo il nostro pulitore. Questo dovrebbe sbloccarlo subito. Vedete che la siringa fa sì che non vada più in là di questo tubo qui. Poi ci arriverà dopo. Facciamo partire la pompa e pronti con polo positivo. Dopo un giro di pulizia così, che avete visto che adesso buttano tutti quanti i getti, possiamo provare a spingere con ancora più forza noi stessi con la siringa proprio. Si può fare col compressore, viene ancora meglio. Proviamo con poco. Visto? Così siamo sicuri che la pulizia è assicurata. L'iniettore è sicuramente funzionante perché il getto che dà è sicuramente perfetto. Andiamo a dargli una pulita fuori e lo possiamo rimontare direttamente nell'automobile così com'è. Questo lo facciamo per tutti gli iniettori. Volendo potete non utilizzare questa pompetta, io la uso per comodità ovviamente per fare i primi lavaggi, o potete utilizzare direttamente la siringa e spingere con la siringa. Se volete potete addirittura collegare un tubo e il compressore che spinge nel tubo. Attivate la pompa e il compressore spinge via.
via il liquido. L'operazione è semplicissima e così siamo sicuri che i nostri iniettori sono sempre performanti e puliti. Spero di essere stato utile. In descrizione trovate tutti i link per i prodotti della Tech 2000 per fare questo tipo di pulizia. Trovate anche tutto quello che ho utilizzato per questo tipo di lavoro. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!